Amici e amiche della Finestra sulla Sicilia, ci troviamo a Piazza Pretoria. Quest'oggi visiteremo il rifugio antiaereo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Andiamo. Allora, in generale una visita si comincia con benvenuto, però non è un luogo dove la gente scendeva con piacere. La gente scendeva qui e scappava dalle bombe. Fuori scattava l'allarme e la gente si sbrigava a scendere qui il più presto possibile. Tutto quello che vediamo è originale, a parte ovviamente questo impianto di luce che è stato montato nuovo. Anche le scritte vietato fumare sono dall'epoca. Questo rifugio cerca di rispettare abbastanza, di cercare di rispettare al massimo le norme della protezione antiaerea. Sono le prime norme che parlano di bombardamenti, sono del 32, la costruzione dei rifugi comincia nel 35. Avete visto, qua c'è un buco sulla destra. Avete visto? Sono scavi archeologici fatti dopo la guerra, dove si vede bene la struttura del rifugio. Aveva un sistema di illuminazione, come vediamo qui i portalampade, un sistema di ventilazione. Vediamo su tutto il rifugio ci sono dei bocchettoni per l'aria che si chiudono ermeticamente perché avevano paura delle bombe a gas utilizzate durante la prima guerra mondiale. Questo rifugio è previsto per 200-250 persone, siamo a 200 metri quadri, però sappiamo che ne entravano molto di più. Non c'è nessuno che fa il conteggio all'ingresso, quindi entrano fino a quando possono entrare. Possiamo immaginare 500-600 persone qua all'interno. Immaginate, ci sono una persona seduta, due persone in piedi e un'altra persona seduta. Fanno a turno per sedersi, perché è stancante stare qua 4, 5, 6 ore ad aspettare. Tre bagni, però per 600 persone. In questo c'era l'acqua, perché qua c'è il Palazzo delle Aquile alle mie spalle e la fontana è di questo lato. Via Maqueda in fondo, vedrete che in uno dei corridoi più lunghi c'è un rubinetto. Non lo aprire perché si svuota la fontana. Quanto tempo rimanevano dentro? Anche per 2, 3 ore, 4 ore. C'è stata una giornata che sono stati anche molto di più, quasi 10 ore qua sotto. Ne parleremo dopo, è il 9 maggio del 43. In Italia hanno utilizzato delle bombe a scoppio ritardato. La bomba non esplode al primo contatto col palazzo, invece penetra all'interno e esplode dopo. Questo permette di fare un massimo di danni alle strutture. Palermo subirà 70 attacchi, sembrano pochi, però soltanto 4 città hanno superato i 100 attacchi in Italia. Milano, Torino, Napoli e Messina. Abbiamo, dicevo, 70 attacchi, il primo nel 40. I britannici soprattutto nel 41-42 mandano un aereo che si chiama Pippo. C'è una canzone che parla di un aereo Pippo. Ma quando fa sorride tutta la città. Si riferisce a questo aereo che aveva il compito di fare scattare l'allarme, che ogni tanto lasciava una bomba. Quindi l'allarme scattava, era per bloccare la città, ridurre al massimo le forze produttive della città e ridurre il morale della popolazione. I palermitani dormono vestiti, sono pronti a scappare verso il rifugio più vicino. Addirittura trasportano i neonati nelle valigie per essere pronti a scendere il più presto possibile. Immaginate la confusione che succede in questi momenti. I primi morti sono prima delle bombe. Abbiamo centinaia e centinaia di persone davanti a una porta larga 1,50 m, 2 metri. Sono persone calpestate e soffocate dalla folla.